E buongiorno. Variazione sui programmi. Al mattino mi ritroverete qui per raccontarvi il nostro giornale. Cominciamo dall'apertura, che è comune per tutte le edizioni, che è quella dedicata all'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni. E quello che ci interessava era puntare la luce sulla voce delle famiglie delle vittime. Ne abbiamo scelta una emblematica, quella di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, morto insieme ai suoi compagni della scorta, al giudice Falcone, a sua moglie, la giudice Francesca Morvillo, nella strage di Capaci. Per questo era importante per noi cercare di contestualizzare questo avvenimento importantissimo di cui si è parlato da ieri in Italia, ma anche nel resto del mondo. Ma passiamo alle prime pagine delle edizioni provinciali. Io cerco di riassumervi il contenuto del titolo che vedete in apertura. Le pagine intanto scorrono e cominciamo da Bari. Per il nodo ferroviario c'è il via libera ai lavori. Il Consiglio di Stato infatti ha revocato lo stop del TAR. E i giudici della quarta sezione hanno confermato la regolarità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Puglia alla rete ferroviaria italiana per la realizzazione del nodo ferroviario a sud di Bari e quindi dei lavori in corso. Da Bari ci spostiamo alla BAT, che apre con il resoconto dell'udienza per Michele Cilli ad un anno dalla sua morte. Il GUP ha nominato ufficialmente un perito per fare degli approfondimenti sugli occhiali della vittima. La famiglia del 24enne dice: noi non abbiamo dubbi, sono i suoi. Michele Cilli è scomparso un anno fa, il suo corpo non è stato ritrovato, ma della sua morte v'è certezza. Ci spostiamo a Foggia per parlare di crisi agricola. È il caso di dire dalle stalle alle stelle. Perché aumenta il prezzo del fieno e gli allevatori protestano. Da Foggia a Lecce, dove parliamo di un'altra guerra, quella dei sindacati su sanità service. Da un lato Cobas, che chiede di assumere solo i vincitori del concorso, dall'altra cinque sigle sindacali che invece chiedono di attingere per metà dei posti dagli OS precari che hanno prestato servizio durante la pandemia. Quella che definiremo praticamente una guerra tra poveri, visto che si tratta di 160 posti di lavoro. Da Lecce ci spostiamo a Brindisi. Eccola, prima di Brindisi, la stazione di Brindisi, quindi continuiamo a parlare di trasporti, la stazione di Brindisi, che conta oltre 1,5 milioni di passeggeri all'anno e ha 90 treni al giorno, presto cambierà volto. È stato infatti presentato al comune di Brindisi il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di restyling della stazione e noi ve li racconteremo punto punto nel dettaglio. Taranto parla dell'incontro organizzato dal sindaco Melucci, che ha convocato altri sindaci del territorio, per fare chiarezza su come sono già stati spesi 6 dei 30 milioni di fondi governativi assegnati all'area di crisi per il post-pandemia. I 6 milioni sono stati essenzialmente spesi per iniziative sociali da destinare ai più deboli e quindi noi vi racconteremo quali. Infine ci spostiamo in Basilicata e questa è la prima pagina. Parliamo di idrogeno. Il governatore Bardi annuncia che si avvia un percorso che vedrà la Basilicata assoluta protagonista e allora noi cercheremo di capire come e perché. Così abbiamo concluso, spero di essere stata veloce, buona giornata.